Sono un po' arrabbiata con Valve, però di vedere Steam Deck OLED da vicino sono curiosa lo stesso e quindi ce la guardiamo insieme oggi. Amiche, amici e belle persone in genere, bentornati su Secondo Tava. Io sono Stefania Sperandio, se preferite Tava. Del 2005 lavoro nel giornalismo videoludico, dal 2012 lo faccio su Spazio Games, del quale dal 2020 sono responsabile editoriale da qualche anno, però esiste anche Secondo Tava, che è il mio piccolo spaziato personale dove analizzo le cose che mi piacciono secondo me, e tra le cose che mi piacciono ci sono le piattaforme handheld. Qualche settimana fa è arrivato l'annuncio di Steam Deck OLED che mi ha un pochino contrariata perché, se avete visto i miei video precedenti, avevamo analizzato le dichiarazioni di Valve che diceva che una Steam Deck Next Gen non sarebbe arrivata prima di qualche anno. Effettivamente avevano parlato di Next Gen, non avevano parlato di Mid Gen e hanno appena tirato fuori una Mid Gen che è disponibile da più o meno 2 settimane. Io ce l'ho oggi, non l'ho ancora aperta, non l'ho ancora vista di persona, visto che è un tema sempre molto caldo Steam Deck sul mio canale, ho deciso di fare l'unboxing con voi. Quindi passiamo all'inquadratura dedicata e vediamo un pochino cosa cambia rispetto a Steam Deck originale che ho qui, in modo da poterla vedere fianco a fianco. Allora, la scatola è essenzialmente identica a quella che arrivava con la prima Steam Deck, quindi è una scatola senza nessun tipo di riferimento, tra l'altro è arrivata nuda e cruda così direttamente dal corriere, dietro ci sono i miei indirizzi che ho oscurato. La apro e vediamo un pochino come si presenta. Allora, una volta fatta l'apertura, vediamo un po'. Eccola qui, è abbastanza coerente la scatola con la vecchia, dice puoi giocare dappertutto, sulla ruota panoramica, in terrazza. Ecco, nella vecchia c'era scritto Your games are going places, cioè se ne andranno in giro, qui dice Your games in a whole new light, cioè una luce completamente diversa per i tuoi videogiochi. Questo è il modello da 1 tera. Quindi ho preso il modello più ampio disponibile perché la mia vecchia originale era da 256 e mi sono resa conto che è quella su cui gioco di più, quindi sono felice di poter avere più spazio già in partenza a disposizione. Penso di riciclare la micro SD della mia vecchia Steam Deck su Lenovo Legion Go che ho già riempito. Allora, qui abbiamo l'alimentatore Power Adapter, dice, ce lo vediamo. Allora, eccolo qua, vediamo un po', è direi abbastanza simile a quello originale, dovrebbe avere un cavo SIM molto più lungo, dovrebbe avere 1 metro di cavo in più in questa versione e poi anche il loghettino qui di Steam Deck, mentre il vecchio non aveva marchi di nessun tipo, infatti se lo poggiavate in un cassetto, insomma, dovevate un attimo capire se era effettivamente quello di Steam Deck o se lo stavate scambiando con qualcos'altro. C'è dentro anche un manualetto, vedo, immagino che siano delle tipo istruzioni base. Allora, se avete delle unghie un po' lunghe, è praticamente la cosa più difficile del mondo unboxare Steam Deck. Eccoci qui, c'è questo manualetto, Health and Safety and Maintenance, bla 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 bla, garanzia, burocrazia varia, eccetera, eccetera, eccetera. Non siamo molto affascinati, come sempre, no? Allora, mettiamo tutto qua e ci vediamo invece come si comporta la bambina con borsa inclusa. Allora, eccola qua. Ovviamente la forma è esattamente quella dell'originale Steam Deck, c'è qualche modifica anche nella borsa che adesso ci vediamo perché non è stato modificato il corpo della console o cose del genere, ma il display è più grande. Adesso ce lo vediamo. Molto figo questo effetto cromato che hanno messo qui per farti capire la vividezza dei colori su cui punta Steam Deck OLED. Qui dice semplicemente Designed da Valve Corporation, include una video game machine e il case. E poi qua cosa ci dice? Ci sono istruzioni varie sul retro, un po' in tutte le lingue. E poi qua ci sono numeri seriali e cita semplicemente Valve Steam Deck da 1 TB. Quindi vediamo un po'. La liberiamo dal cartone, eccola qua, molto carino il dettaglio qua in arancione. Io ho cercato di mettere lo sfondo sottotono perché se avete notato i miei vecchi video di Steam Deck avevano gli sfondi blu e invece oggi ho messo questo sfondo arancione sapendo che il colore è arancione. Questa è la borsa di Steam Deck originale, ve la faccio vedere affiancate. Questa, ribadisco, è la mia Steam Deck da 256 e questa è la borsa di Steam Deck OLED. Vediamo un po', sono diversi anche qua le prese, no? Per la cerniera, mentre nella vecchia erano nere. Potete vedere.
adesso sono diventate bianche per andare un po' in pandan con il logo. C'è il sigillo di Valve per dire che non è stata mai aperta, e qui abbiamo anche il velcro per chiudere, e poi qui abbiamo anche un piccolo extra di questa versione, penso sia solo in quella da 1 terabyte, ma non ne sono sicurissima, che è una pochettina, forse per riporre l'alimentatore, molto probabilmente per riporre l'alimentatore. Ve la faccio vedere anche qui, molto morbida, è un tessuto a retina traspirante che si estende, però è molto, sembra abbastanza elastico, ecco, e ha un laccetto per stringerla. La rimettiamo qua. Ah, faccio notare che ha il loghettino di Valve, quindi di Steam Deck. Non vorrei dire di essere particolarmente malata per la conservazione di queste cose, ma ho ancora qui anche il sigillo della prima Steam Deck. Ok, allora vediamo un pochino. Qua bisogna tirare sul velcro. Ed eccola qua. Molto rigida la nuova confezione, è molto bella lei a vedersi come sempre. La tiriamo fuori un attimo. È sempre spaventoso quanto sia leggera, eh? È sempre spaventoso vedere che sì, è un padellone enorme. Adesso mi sono abituata a cose ancora più enormi come Lenovo Legion Go, e quindi prendere questa sembra quasi un giocattolino, ecco. Adesso ce la guardiamo nel dettaglio, vediamo cos'altro c'è nella scatola. Abbiamo, credo, un pannetto in microfibra, sì, anche questo con il logo di Steam Deck per pulirla. Hanno fatto benissimo a integrarla per quanto mi riguarda, perché quando si sporca lo schermo è fastidioso dover cercare un pannetto esterno per pulirla. Carino che ci sia quello marchiato Steam Deck. Poi qua abbiamo la scatola sagomata dove riporla. Questa, essendo un modello da 1 tera, dovrebbe essere in realtà la scatola che viene fuori, credo. È quella che viene fuori, perché include praticamente questa, eccola qua, si è smontata completamente. Include anche questa possibilità: se voi non volete portarvi una scatola ingombrante come può essere il case originale, volete solo infilarci dentro Steam Deck, c'è la possibilità di staccarla. Mi pare sia solo nel modello da 1 tera questa cosa, c'è la possibilità di staccarla, diventa come una specie di sleeve più o meno, case per Switch. La infilate qui dentro, è molto più sottile, magari, che ne so, ve la dovete mettere in una valigia, ve la dovete mettere in borsa per uno spostamento rapido, non avete bisogno di portare tutto il guscio rigido che è un po' più ingombrante. È attaccata col velcro, quindi è stato abbastanza facile farla venire via. Che io di solito rischio di fare disastri con queste cose, come sapete, negli unboxing, fino a capire un attimo la logica dietro confezioni e packaging, ma stavolta è andata bene. Quindi devo dire che la borsa è piuttosto fedele a quella vecchia, a parte questa cosa. Hanno tolto, noto, la vecchia linguetta. Vedete, questa aveva la linguetta, la vecchia, per tirare su, questa linguettina per tirare su la vostra Steam Deck. Qui magari è sagomata in modo che non sia necessario, ve le faccio rivedere vicine. E anche la maniglia è un po' più, è un po' più spessa, per così dire, è un po' più robusta, la trovo più robusta. Però ribadisco, questa era la versione da 256 giga, quindi non era la top di gamma, che all'epoca era la 512, questa invece è la top di gamma da 1 tera. Bene, adesso che abbiamo visto tutte queste cose, dobbiamo vedere la signorina, che, come dicevo, è estremamente leggera. A me colpisce veramente tantissimo quanto sia leggera Steam Deck. Tra le novità abbiamo il fatto che il tastino di accensione ora abbia questo accento arancione, spero che lo stia mettendo a fuoco. Il resto in realtà è immutato, abbiamo la porta USB-C per la ricarica, la bocchetta di ventilazione, il jack da 3,5, bilanciere per il volume, tasti sul dorso e grilletti. Qua abbiamo i trackpad di Steam Deck, dovrebbero avere un feeling migliorato, e anche i pulsanti frontali, che rimangono però al pelo, non sono più in superficie rispetto al passato. Sono cambiati invece gli stick analogici, ce li vediamo anche nel colore, perché adesso il corpo è nero lucido, mentre in passato era grigio. È cambiata anche la testina, li trovo un po' più gradevoli. Solito D-pad, questi pulsanti sono rimasti uguali, mentre sul retro abbiamo i tasti programmabili. Non so se sono cambiati, sembra che abbiano un feeling leggermente migliore. Ve la faccio vedere insieme alla precedente. Questa è Steam Deck normale e questa è Steam Deck OLED.
Questa, ribadisco, è il modello da 256, questo è il modello da 1 tera. Una differenza che potete vedere già adesso con lo schermo spento è che questa ha un 7 pollici incastonato nella cornice, quindi la cornice a bordi un po' più grossi, mentre questa ha uno schermo leggermente sopra i 7 pollici, mi pare che sia tipo 7.4 se mi ricordo bene, quindi hanno ridotto la cornice. E una cosa interessante secondo me è il fatto che, essendo passati uno schermo OLED che praticamente se la gioca con lo splendido schermo che c'è su Nintendo Switch OLED, consuma meno, e hanno inserito una batteria più grande, quindi la durata della batteria in realtà, da tutte le recensioni che ho visto, dovrebbe risultarne migliorata. Io la metterò alla prova e vi saprò dire. Questo è un grande pro per il fatto che, ok, Steam Deck è un padellone, però è una delle più portatili tra le console tra molte virgolette, come sempre, handheld che ci sono attualmente sul mercato. Allora, qua potete vedere che ha fatto il primissimo avvio, e diciamo di avviarsi in italiano, vediamo un po'. Sì, le prime impressioni dallo schermo. Devo dire che già vedendo la profondità dei neri e provando la risposta del touchscreen si sente la differenza. Vi ricordo che questa è la resa dello schermo di Steam Deck originale, ve li faccio vedere affiancati, dove essendo un LCD e non essendo OLED, diciamo che la resa della profondità dei neri e la resa cromatica è un pochino diversa rispetto a questa. E soprattutto la risposta del touchscreen, se vi ricordate, ve l'avevo detto anche nella mia recensione, non dava la sensazione di essere premium come quella che si aveva ad esempio su Switch OLED. Qui la risposta che ho avuto per il momento è stata estremamente positiva. Intanto che il primo avvio si prende il suo tempo, vedete che sta installando, quindi vi farò sapere poi come va. Vi ribadisco, la prima impressione è quella di una piattaforma leggera. Adesso che mi sono abituata con le altre, ve la faccio vedere affiancata con Legion Go. Eccole qua. Ve la faccio vedere affiancata con Rogue-Ally. Eccola qua. Sempre per darvi un'idea della proporzione di Steam Deck, se non avete ben chiaro quale sia, questa è Logitech G Cloud, la piattaforma per il cloud di casa Logitech, anche per il Remote Play. Poi con cosa posso farvela vedere? Ve la faccio vedere con PlayStation Portal, la neonata PlayStation Portal, anche questa è per il Remote Play, però da PS5. E poi ve la faccio rivedere con Steam Deck Standard. Come potete vedere, differenze minime, però nell'esperienza d'uso dovrebbero essercene in modo molto molto più significativo. E sono molto curiosa di provarlo per vederlo. Per adesso, ogni volta che maneggio Steam Deck, come dicevo, la sensazione è che, contrariamente alle dimensioni che sono così ampie, è veramente un padellone ai lati, accolga veramente bene le mani ed è straordinariamente leggera. Sarà poi che in questi giorni mi sono abituata un po' a andarmene in giro con Legion Go per continuare i giochi che sto giocando su Legion Go, ed è veramente pesante, pesa più di 800 grammi Legion Go, e quindi la differenza tirando su Steam Deck adesso si sente assolutamente. Le ho preso anche un guscetto, le ho preso un guscio della Spigen, dovrebbe arrivarmi tra qualche giorno, quindi sono curiosa di vedere un po' se riuscirà a mantenere questa leggerezza come già l'originale, a cui avevo preso un guscio con cui mi sono trovata molto bene perché era super sottile. Questo io lo uso sulla Steam Deck Standard. Bene, ho finito di far installare tutto e ha fatto l'avvio. Questa è OLED, questa è LCD. Vi potete rendere già conto, secondo me, della profondità dei colori, ma anche della leggerezza del tocco, della risposta del touchscreen rispetto al modello originale. Vi assicuro che di persona si nota parecchio, perché ha proprio quel tipo di attenzione al tocco che citavo quando avevo detto che non mi dava le stesse sensazioni di Switch OLED. Un 1280x800 in 16 decimi, esattamente come era Steam Deck LCD, però potete vedere, come accennavo, che qui le cornici sono estremamente più ampie, mentre sul nuovo modello OLED le cornici sono essenzialmente molto 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 più strette. Per il resto, come dicevo, è la stessa macchina, ha le stesse logiche, anche lo slot per la micro SD in caso vogliate inserire una memory card esterna per ampliare lo spazio di archiviazione, che in questo caso, come vi dicevo, è quello da 1 terabyte. Tra l'altro ne approfitto per segnalare che questo è lo schermo trattato con l'antiriflesso, essendo il modello da 1 terabyte, quindi in teoria potrebbe avere dei colori un po' meno accesi da quello che ho visto, ma dovrebbe essere meno fastidioso se usato all'aperto, perché smorza un po' i riflessi che ci sono alla luce
come qua nel caso del faretto che vedete a destra, rispetto al vecchio, ai vecchi modelli, quindi cerca un pochino di offuscarli per evitare che accechino mentre state giocando, che ne so, all'aperto alla luce naturale o se avete magari una finestra dietro di voi mentre giocate. Questo è con Switch OLED, non ho qui i controlli collegati, ma insomma è lei, potete vedere il tempo di risposta che è proprio azzeccato, dipende dal polling rate, vedete che si comporta proprio come se fosse una Switch OLED e questo fa immensamente piacere, vi assicuro, perché la risposta invece sulla vecchia Steam Deck era essenzialmente molto molto più lenta. Non dava le stesse sensazioni, una cosa che si notava molto soprattutto quando si stava a digitare magari su una tastiera. Io direi che per adesso è tutto, ci sarà tempo, spazio e modo per le impressioni mettendo alla prova in gioco, mettendo a confronto gli schermi all'interno dei giochi, quindi rimanete come sempre sintonizzati su Secondo Tava. Io intanto vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, sono Stefania, se preferite Tava ci vediamo presto su Secondo Tava.